Vedo che comunque la predisposizione della squadra è soprattutto quella di poter stupire, cioè stanno facendo comunque, perché hanno preso parte da poco, un ottimo campionato al momento e vedo che i ragazzi hanno molta voglia, sono anche un gruppo abbastanza giovane che ha voglia di stupire. Facendo questo ruolo ormai sono un po' di anni che sto vedendo le gerarchie dei portieri che sono davvero difficili da cambiare. Sappiamo che comunque se si fa vedere il tabellino delle presenze, per un giocatore è più facile fare presenze rispetto a un portiere, ma questa è una cosa normale. Poi Michael sta facendo un ottimo campionato, quindi partire con il piede giusto penso di essere partito bene, però giustamente Michael sta facendo molto bene, quindi è giusto che meriti il posto come Mattia Valentini che è un ottimo portiere, sicuramente ci sarà una bella concorrenza e siamo tutti molto accreditati per poter fare il titolare in altre squadre anche, perché ho visto, mi è parso di vedere anche altre partite, comunque la concorrenza a livello dei portieri che ci sono ora è abbastanza agguerrita. Io sono cresciuto prima alla San Benettese, comunque essendo di Sant'Egidio, diciamo che tra virgolette siamo lì. Poi sono passato all'Ascoli con il mister Cetteo Di Mascio, che conosciamo bene, ho fatto la trafila con la Primavera fino ad approdare in prima squadra. E poi dopo, ecco, essendo di proprietà dell'Ascoli, purtroppo lo spazio era poco, quindi io avevo voglia di giocare, ho colto l'occasione prima a Matera, poi a Bolzano, poi a Pisa, dove ho avuto la gioia più grande. Ho conquistato una Serie B quell'anno insieme ai ragazzi e diciamo che comunque crescere al di fuori della provincia mi ha aiutato anche a crescere a livello umano, perché conoscere nuove persone, andare a vivere fuori casa già a un'età molto giovane mi ha fortificato. E penso che all'inizio non si erano creati i presupposti giusti per poter approdare in provincia, però ecco, meglio tardi che mai, diciamo. Allora, soprattutto il ruolo del portiere è un ruolo davvero difficile, soprattutto in questa categoria. Purtroppo ci sono delle leggi, le giurisdizioni non vanno sicuramente a favore dei portieri che sono in quella middle age come me, diciamo, perché comunque ho 24 anni, però in questa categoria mi risento già di essere vecchio. E purtroppo diciamo, la mia carriera non parla chiaro perché non ho avuto modo di dimostrare in passato, avendo pochissime presenze, però questo fa parte sempre del ruolo del portiere. E io penso che si possa chiudere benissimo. Per quanto riguarda la firma a giugno, sicuramente è una pro tempore perché, cioè, sicuramente per me sarebbe un piacere davvero immenso poter continuare qui perché vedo che sia con lo staff che comunque con la piazza e l'importanza che ha, essendo anche di Teramo, so che posso crescere moltissimo e posso dimostrare il mio valore. Quindi chi lo sa, incrociamo le dita.